La nostra inchiesta sul mondo sommerso degli affitti nero sull'isola. Intervista al presidente della provincia di Livorno, Alessandro Franchi. Parla uno dei testimoni dello sbarco delle truppe marocchine sull'isola. Un viaggio alla riscoperta dei lavori dimenticati che nessuno vuole più fare. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del Corriere Albano News. In apertura, come avete sentito dai titoli, vi presentiamo la nostra inchiesta sul mondo sommerso degli affitti in nero all'Elba e sulla difficoltà di trovare una casa con regolare contratto. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. Se vivere all'Elba per chi non vi è nato è difficile, trovare casa in affitto per oltre gli 8 mesi di bassa stagione e con un contratto regolare lo è ancora di più. Sono tanti infatti i continentali che trasferendosi sullo scoglio per lavoro fanno fatica a trovare abitazioni in affitto con un regolare contratto di locazione. Autisti, medici, insegnanti ed infermieri, nessuna categoria è esclusa. Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono solo i privati a provare ad evadere il fisco. Il fenomeno degli affitti in nero, infatti, è talmente diffuso sull'isola che anche le agenzie immobiliari talvolta offrono in locazione appartamenti senza un contratto regolarmente registrato. C'è anche chi preferisce registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate, ma poi chiede una piccola maggiorazione extra non dichiarata. A complicare ulteriormente la situazione per chi viene a vivere sullo scoglio, spesso portando la propria professionalità al servizio dei residenti, è la stagionalità degli affitti. Tanti proprietari preferiscono affittare esclusivamente a settimana, nel periodo estivo, e solo in pochi casi sono disposti, per così dire gentilmente, a cedere l'immobile in locazione per il periodo di bassa stagione. Scelte personali, certo, e soprattutto permesse dalla legge, ma che certamente non incentivano a venire a restare sull'Elba quei tanti lavoratori che contribuiscono attivamente nella fornitura di servizi essenziali durante tutto l'anno. Parallelamente, per fortuna, esistono tanti elbani che, come amano dire gli abitanti dello scoglio, fanno le cose a modo, ma che purtroppo pagano il prezzo dei numerosi disonesti che inquinano una realtà come quella dell'Elba, che potrebbe essere a pieno titolo un'isola felice. Cambiamo argomento. Il presidente della provincia di Livorno, in un'intervista ai nostri microfoni, ha parlato di vari aspetti riguardanti l'Elba, dalla semplificazione amministrativa ai problemi della viabilità. Vediamo il servizio. Intervistato in occasione del tradizionale incontro di fine anno in prefettura, il presidente della provincia di Livorno, Alessandro Franchi, ha fatto il punto su alcune questioni relative all'isola d'Elba, a cominciare da quella riguardante la semplificazione amministrativa con la fusione tra i due comuni di Rio Elba e Rio Marina. Mettere insieme due amministrazioni credo che sia un elemento positivo per i cittadini, anche legato al fatto che ci sono dei percorsi anche legati ai finanziamenti e quindi a delle agevolazioni di comuni che si mettono insieme che in questo caso possono essere utili per la cittadinanza e per la comunità. Quindi credo che la sfida che le amministrazioni hanno lanciato e i cittadini hanno raccolto sia un qualcosa di positivo che fa fare un salto di qualità anche ai problemi dell'isola nel rapporto con la provincia e con le altre istituzioni. Quindi... Col presidente Franchi facciamo anche un punto della situazione sulla condizione in cui versano le strade provinciali dell'Elba. Recentemente nell'articolo Maledetta Valdana abbiamo ricordato i tanti incidenti, anche mortali, che sono avvenuti sulla strada provinciale 26 e di una sua necessaria messa in sicurezza. Su questo punto, dopo averci assicurato di essere a conoscenza della situazione dell'isola, Franchi ci spiega che eventuali lavori sono legati alla possibilità di reperire delle risorse da spendere. Purtroppo la situazione è legata essenzialmente alla possibilità di avere risorse, perché le asfaltature si fanno non se ci abbiamo, diciamo, i premi Nobel che fanno le progettazioni, ma se ci sono le risorse da spendere. In merito alle problematiche inerenti all'aeroporto di La Pila e alla possibilità di predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo aeroporto, come la struttura realizzata direttamente sul mare in Giappone da Renzo Piano, ci viene risposto che purtroppo l'ente non ha competenze in materia. Infine Franchi, dopo averci assicurato che si recherà sull'isola di persona il prima possibile, ha voluto rassicurare tutti i cittadini dell'Elba sull'impegno della provincia in tema di viabilità ed edilizia scolastica. Nel 1944, durante l'operazione Brassard, molte donne elbane vennero violentate dalle truppe dell'esercito marocchino senegalese, sbarcate sull'isola per cacciare i nazisti. Abbiamo intervistato uno dei testimoni che in quell'anno assistette allo sbarco. Nel giugno del 1944 le truppe francesi sbarcarono sulle coste elbane.
fu l'inizio dell'operazione Brassard, un'azione militare durata pochi giorni, che ebbe lo scopo di prevenire che i tedeschi, che avevano occupato il territorio, trasformassero l'isola in una piazzaforte. Lo sbarco e l'occupazione furono affidati a un contingente di forze francesi, comprendente un nutrito contingente di truppe provenienti dal Senegal e dalle colonie del Nord Africa. E sullo scoglio accadde di tutto. Gli albani, così come numerosi italiani, pagarono caro il prezzo della libertà, perché anche su questo lembo di terra in mezzo al mare si consumarono quelle che sono passate alla storia come marocchinate. Un termine con il quale si indicano le violenze sessuali e fisiche perpetrate dalle truppe marocchine su migliaia di donne, bambini e uomini. Fabrizio Carloni, nel libro Il corpo di spedizione francese in Italia 1943-1944, racconta di una donna di Portoferraio violentata da 6 senegalesi, mentre a Portazzurro di un bambino e un anziano che furono addirittura sodomizzati. A raccontarci di quei giorni è stato Vasco Dini, che nel 1944 aveva 13 anni e assistette allo sbarco delle truppe a Marina di Campo. È stupido che sappia io due soli. Uno è meglio non dire, perché un altro era una vecchietta di 50 anni, col fucile in mano, ma perché non avevano avvisato, erano un po' lontani e hanno fatto quello che le parse è piaciuto. Tutte le truppe si erano fermate, Portofraio, Portazzurro, Rio, eccetera, eccetera, no. Allora lì, essendoci tutto sta marmaglia, logicamente c'è stato più stupri. E passiamo al nostro speciale sugli antichi mestieri. Nei prossimi servizi vi mostreremo alcune professioni che nel mondo moderno tendono a scomparire, a cominciare dal macellaio, che fatica a tenere il passo con la concorrenza della grande distribuzione. La macelleria di Via del Mercato Vecchio, nel centro storico di Portoferraio, è la più antica dell'isola d'Elba. Inaugurata alla fine dell'Ottocento, dopo una serie di passaggi di proprietà, nel 2004 è stata rilevata dal 39enne Francesco Rossi, che ha sempre avuto la passione per questo lavoro. Anche suo padre faceva lo stesso mestiere e così lui, sin da piccolo, ha voluto seguire le orme del genitore. Quello del macellaio è un antico mestiere che va sempre più scomparendo a causa del diffondersi della grande distribuzione. Tuttavia, come lui stesso ci racconta, all'inizio della sua attività furono in pochi ad incoraggiarlo. Non mi hanno tanto incoraggiato, però io credevo in me stesso, credevo nel progetto che facevo e sono andato avanti con il mio entusiasmo e oggi fortunatamente sono ancora qua. Francesco nel suo lavoro mette tanta passione, dando grande importanza alla cura del cliente e alla qualità dei prodotti. E alla sua macelleria, oltre ai tanti ristoranti di Portoferraio, si riforniscono acquirenti di tutti i tipi, dalla casalinga al pensionato ai tanti VIP che l'estate ormeggiano con i loro panfili nella Darsena Medicea. Infine, Francesco ci spiega come mai, secondo lui, tanti mestieri come quello del macellaio non attirino più le nuove generazioni. Ci sono lavori e ci sono i mestieri. I lavori si possono fare, li possono fare tutti. I mestieri ci vuole anni e anni e anni e dopo 30-40 anni non hai ancora imparato niente. E allora ci devi stare, però io dico ai giovani di crederci e di provarci sempre, credere in loro stessi e di andare avanti, come ho fatto io. Nei mestieri specialmente bisogna riscoprire i vecchi mestieri, il falegname, il fabbro, il macellaio, sono tutti mestieri che poi alla fine danno tutti soddisfazione. La produzione industriale mette a dura prova anche la professione del ciabattino. Vediamo il perché nel prossimo servizio. A Portoferraio, in via Guerrazzi, lo conoscono tutti. C'è chi passa solo per salutarlo, chi per scambiare due chiacchiere e chi per portare qualche scarpa da aggiustare. Santivalli, 78 anni, è uno dei pochi ciabattini che sull'isola, ogni giorno, continua ad aprire la porta del piccolo fondo, a ridosso del centro storico, nonostante il suo sia un lavoro quasi scomparso. Un mestiere di famiglia, i cui trucchi sono stati tramandati da generazione in generazione. In un cassetto un pezzo di cera d'api con cui ripassa lo spago per cucire, mentre su una mensola sono appoggiate una serie di suoli in legno, vari modelli e misure per la realizzazione di scarpe personalizzate che ormai nessuno più si fa fare. È un mestiere che non lo fa più nessuno perché il mercato è cambiato, non è più come era una volta. Una volta le scarpe dovevano durare, oggi invece si prende e si butta via. E per cui il lavoro è diminuito. Io sono qui perché cosa farei altrimenti? Buttata a casa? Niente, mi annoierei e basta, mentre qui magari passi una parola con amici e sei sempre in compagnia, ecco. Quella di Valli per il lavoro è una vera dedizione, nonostante i tempi moderni stiano facendo scomparire uno dei mestieri più antichi, quello del calzolaio.
Il prossimo servizio è dedicato all'ultimo farista del Faro di Patresi, che ci ha raccontato degli interessanti aneddoti sul lavoro che ha svolto per oltre 30 anni. L'Elbano Muzio Berti è stato l'ultimo guardiano del faro di Punta Polveraia a Patresi. Dipendente del servizio fari della Marina Militare Italiana, fino al pensionamento ha vissuto insieme ai figli e alla moglie Maria Grazia nella solida struttura che sovrasta la costa. Abbandonato il faro nel febbraio del 2001, il suo primo incarico fu nel 1960 in Sardegna. Poi il trasferimento a Isola Bucca, uno scoglio davanti al porto di Olbia, una tappa a Pianosa e nel 69 il trasferimento definitivo nel faro di Patresi. Figlio di farista, Berti ha amato tanto il suo mestiere, raccontandoci però che di sacrifici ne ha dovuti fare tanti. Una vita in solitaria, dedicata alla sicurezza dei naviganti che di notte solcavano i mari. Tante le notti trascorse di turno e molte quelle insonni, quando la tecnologia ancora non c'era e tutto era manuale. Berti racconta di essere stato fortunato perché ha svolto un mestiere affine al suo carattere, che gli ha permesso un contatto costante con il mare, i venti e il lento trascorrere delle stagioni. Chiudiamo il nostro speciale presentandovi il ceramista Sebastiano Lomanto, che ancora oggi lavora la creta con gli antichi metodi. Varcando la porta del piccolo laboratorio artigianale del ceramista Sebastiano Lomanto, appena fuori Portoferraio, si ha subito la sensazione di essere tornati indietro nel tempo. Ceselli, forbici e attrezzi creati dallo stesso Lomanto per plasmare la creta ricordano un mondo lontano, quasi estinto, dove l'uomo con la tecnica, l'ingegno e soprattutto con le mani realizzava prodotti unici e inimitabili. Ed è proprio a questo mondo, custodito gelosamente nella sua memoria, che l'artigiano di origini siciliane attinge quotidianamente per poter realizzare i suoi prodotti in ceramica, che spesso, più che utensili da cucina o elementi decorativi, sono vere e proprie opere d'arte. Partito da Siracusa all'età di 20 anni, con il sacco a pelo alla scoperta del mondo, ha vissuto a Londra, negli Stati Uniti e in Sudafrica, per poi fermarsi a Milano, dove ha conosciuto l'attuale moglie, con la quale vive da circa 24 anni, appena fuori Portoferraio. Passato dai ritmi frenetici della città alla tranquillità dell'isola, il 60enne di origini siciliane ha riscoperto la passione per la lavorazione della ceramica, appresa da bambino a Caltagirone, durante le lunghe attese nel laboratorio in cui il padre lavorava come trasportatore. Allora si facevano le quattare. Le quattare erano quelle che i campagnoli usavano per bere in campagna. Mantenevano l'acqua fresca e io imparai a fare quello, quindi l'argilla era stata una delle pochissime basi di mestiere che io avevo ricevuto. Portai tutto dentro, tutto quello che vedevo fare agli artigiani lo mettevo dentro e così conservai questo mestiere. Durante l'inverno Lomanto plasma quotidianamente l'argilla, trasformandola in vere e proprie sculture di ceramica, che poi vende, con l'arrivo della bella stagione, ai turisti che passeggiano sul marciapiede di Calata Italia a Portoferraio. E ora voltiamo pagina per parlarvi di un caso, stavolta di buona sanità. All'ospedale di Portoferraio, nel reparto di nefrologia, si utilizza la terapia del sorriso per risollevare il morale dei pazienti. Non sarà Patch Adams, ma di sicuro più di una volta è riuscito a strappare un sorriso ai suoi pazienti. Questi però non sono bambini come quelli aiutati dal medico statunitense con la sua clown terapia, bensì adulti. Stiamo parlando del dottor Cristiano Tosi, nefrologo all'ospedale di Portoferraio, che quotidianamente risolleva il morale dei suoi pazienti in dialisi utilizzando la terapia del sorriso. Il dottore ci spiega di essere facilitato poiché gli adulti, rispetto ai bambini, sono consapevoli della loro condizione di patologia cronica. Tutti però, sia grandi che piccini, hanno bisogno di sorridere e i modi che lo specialista utilizza per strappare una risata sono vari, da una barzelletta al racconto di un fatto curioso di vita quotidiana o a una supercazzola ispirata alla trilogia di Amici miei, fino all'utilizzo di pratiche yoga. Per esempio, sì, vedere il mondo a testa all'ingiù. Quindi mi metto anche a testa all'ingiù e così li vedo da un altro punto di vista e anche loro mi vedono come un'altra persona, non solo il loro medico di fiducia. E a chi critica questo approccio, obiettando come il rapporto medico-paziente debba essere il più distaccato possibile, il dottor Tosi risponde. Ognuno ha la libertà di effettuare la propria professione medica. Io ho il mio sistema. Nel mio sistema esiste un rapporto di rispetto e di fiducia che può essere
tranquillamente svolto in un certo modo. Infine ci racconta le reazioni dei suoi pazienti dopo la prima verticale. Sono spaventati pensando che cascasse addosso una macchina di dialisi, ma basta mantenere l'equilibrio. Cambiamo argomento. Si è conclusa la seconda edizione del corso IBES Fusion Old and Mixology, tenuto dal bartender dell'hotel di Villottone, Paolino Stoppa. È un podio tutto al femminile, quello della seconda edizione del corso Fusion Old and Mixology, tenutosi presso i locali dell'Istituto Foresi di Portoferraio. A vincere è stato un cocktail dal sapore esotico, preparato da Elisa Tallinucci, elbana di origini thailandesi. Il suo Havana Orange, un drink a base di rum, è stato giudicato il migliore dai membri della giuria di qualità e dalla giuria tecnica formata da Massimo Pileri e Vincenzo Papalia, rispettivamente capo barman dell'Hotel Acace e dell'Hotel Biodola. Comunque sono stati bravi anche gli altri ragazzi, una soddisfazione. Ho messo tutti gli ingredienti che comunque piacciono a me, come rum, il mango e insomma a me la roba esotica comunque anche dalle mie parti. Con lei sul podio anche Aurora Valeo e Asia Enzo. Molto soddisfatto anche il docente del corso, il bar manager dell'Hotel Villa Ottone, Paolo Stoppa. Devo dire bravissimi anche questi nuovi discenti, hanno corso velocemente per starmi dietro perché come dissi nella scorsa intervista, un full immersion è un corso dove bisogna correre e quindi se riesci a stare dietro al docente sicuramente arrivi alla fine e fai un'ottima figura come hanno fatto questa sera anche i ragazzi che hanno sostituito gli altri discenti del primo corso. L'appuntamento con la terza edizione è per il prossimo 20 febbraio, giorno d'inizio delle lezioni. E ora vi portiamo in giro per i sentieri dell'isola con i somarelli dell'antica somareria dell'Elba di Luca Giusti. Io sto con gli somari è il motto di Luca Giusti, la guida ambientale escursionista che ha ideato la somareria dell'Elba, un'attività che punta a promuovere un modo diverso di fare trekking, camminando in compagnia dei somari tra le colline e i sentieri dell'isola, ammirando panorami mozzafiato. La somareria è un luogo incantato, immerso nel verde di Marina di Campo, in località Filetto, dove Luca Giusti ha creato un piccolo museo della civiltà contadina, un orto, spazi dedicati ai bambini dove poter fare laboratori e grandi recinti dove conoscere i somari. L'attività che facciamo è un'attività che non è il salire sull'asino e fare la passeggiata. Io sono stato a fare dei corsi alla Città degli Asini, che è una struttura che fa appunto dei corsi apposta, ti abilita sia per le attività assistite in genere che per la terapia assistita con gli animali e in questo caso con gli asini. L'isola ha sempre avuto un rapporto particolare con questo tipo di animali e per il divertimento di grandi e bambini lo scorso 6 gennaio a Rio Marina è stato riproposto il Palio degli Asini. Nel centro del piccolo borgo, sul mare, è stata grande festa. Ad ogni comune dell'Elba è stato affidato un asino e nonostante le prime rimostranze, a vincere la competizione è stato l'animale abbinato a Porto Azzurro. Questa era l'ultima notizia di oggi, vi ricordo che potete trovare tutti gli articoli e i video di questa edizione sul nostro sito www.corrierelbano.it. Prima di salutarvi vi comunico che con l'ultimo numero del 15 gennaio e con questa edizione del telegiornale si conclude la mia esperienza alla guida del Corriere Elbano. Quando nel 2015 accettai questo incarico diedi la disponibilità a dirigerlo per 2 anni. Un tempo che sembra letteralmente volato, ma non preoccupatevi, il giornale con tutte le sue inchieste e approfondimenti andrà avanti con un altro direttore che mi sostituirà. Mi preme però ringraziare di cuore i colleghi giornalisti che hanno condiviso con me questa splendida avventura e soprattutto tutti voi telespettatori. Asibiri, che in sardo vuol dire arrivederci.